Benvenuti ad un nuovo appuntamento con TSD Notizia Kids. Il telegiornale dei bambini e dei ragazzi è realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Francesco Severi di Arezzo, in particolare con le classi seconda G e terza A, e con il contributo dell'Istituto Comprensivo di Civitella in Val di Chiana. Benvenuti. Apriamo la nostra ultima puntata parlandovi di scuola e Caritas. L'organismo pastorale della Chiesa che nella nostra diocesi si occupa di volontariato e tanto altro. A lezione con la Caritas. Si tratta di un progetto biennale che coinvolge gli studenti delle scuole di Arezzo. La terza chimici dell'ITIS, Galileo Galilei, ha incontrato la Caritas, imparando il valore del volontariato. Nel primo anno l'obiettivo è far conoscere ai ragazzi le modalità di impegno civile e le persone che vivono momenti di difficoltà. Nel secondo anno si proporranno attività concrete di volontariato per conoscere direttamente queste realtà. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. A lezione con la Caritas può essere sintetizzata così l'iniziativa che ha visto protagonista la Caritas diocesana di Arezzo Cortona Sansepolcro in collaborazione con l'ITIS Galileo Galilei di Arezzo. Qual è il significato di questo progetto? È un progetto innanzitutto biennale, si concluderà il prossimo anno scolastico 2014-2015. In questo primo anno abbiamo, come si può dire, incontrato una trentina di studenti di una terza, della terza chimici dell'ITIS Galileo Galilei, con tre focus particolari. Uno sul far prendere in qualche modo conoscenza agli studenti che esistono comunque le povertà. È utile perché i ragazzi arrivano anche a scoprire che dalla povertà si può anche rinascere, quindi in qualche modo, ecco, un primo incontro è stato basato su questo. Un secondo focus è stato fatto sugli stili di vita. È importante che i ragazzi sappiano appunto valorizzare quello che possiedono. Il terzo focus l'abbiamo concentrato sul volontariato, cioè il far sapere ai ragazzi che esistono dei percorsi, delle esperienze virtuose di impegno sociale, di impegno civile. Con il secondo anno, il prossimo anno, invece proprio proporremo delle attività concrete agli studenti proprio di volontariato, cioè saranno loro che si caleranno e conosceranno direttamente quelle realtà, incontreranno le persone che vivono anche situazioni di difficoltà. Qual è stata la risposta dei ragazzi che hanno preso parte a questo progetto? I ragazzi si sono prestati molto, si sono messi in gioco. Gli incontri si sono conclusi con un elaborato, un compito vero e proprio in classe che l'insegnante d'italiano gli ha proposto e da questi elaborati sono state raccolte, sintetizzate alcune esperienze che tra l'altro saranno appunto pubblicate nel prossimo numero della Voce di Toscana Oggi, il periodico settimanale della nostra diocesi. Parliamo adesso del quartiere di Pescaiola, dove si terrà la terza edizione di Pescaiola da Vivere, una festa ideata dai commercianti della città. Aspettando l'estate, i negozi resteranno aperti fino a tardi e ci saranno stand ed eventi di animazione per tutti. Tra gli spettacoli più attesi, la sfilata dei Mascherada, band di percussioni che percorrerà Pescaiola in lungo e largo per far ballare tutti a ritmo di samba. Per i più piccoli ci sarà la banda dei piccoli chef, dove imparare a cucinare, e per gli amanti dello sport, esercitazioni di tennis e tanto altro. Vediamo. Sabato 7 giugno torna Pescaiola da Vivere, giunta alla terza edizione. Quali sono le novità di quest'anno? Ma le novità di quest'anno sono una serie di intrattenimenti per chi ama la musica, per chi ama naturalmente il cibo e tante iniziative che sorgono e che cercano di allettiare e la gente che vive nel quartiere, le famiglie e tutti i nuclei, tutta quella parte della società cosiddetta bene che deve allargare i confini per cercare di ritrovare il proprio quartiere. Dalle 17 alle 24 verranno chiuse al traffico via Alessandro del Borro, largo Primo Maggio e via Benedetto Croce, dove i negozi rimarranno aperti e saranno presenti stand gastronomici. Inoltre si susseguiranno diversi spettacoli di intrattenimento che coinvolgeranno dai più grandi ai più piccoli. Una festa di incontro, di vivacità, non è tanto il risultato che ha un negozio a fine serata, è la festa. Poi quello che viene in seguito verrà. L'importante è divertirsi, stare bene insieme. Uno degli eventi più attesi che la nostra città vive è la Giostra del Saracino. Tutti gli anni i quattro quartieri della città si sfidano per conquistare la Lancia d'Oro. Anche quest'anno si avvicina il tempo di giostra
e Arezzo indossa i colori dei quartieri e si prepara a festeggiare i vincitori. La rievocazione storica con la gara di sabato 21 giugno arriva alla sua 125esima edizione. Vediamo il servizio. Ogni anno ad Arezzo, nei mesi di giugno e settembre, si corre la giostra del Saracino. La tanto attesa manifestazione giunge quest'anno alla 127esima edizione. Sabato 21 giugno i cavalieri dei quattro quartieri antichi della città si sfideranno sulla lizza di Piazza Grande per decretare il vincitore della Lancia d'Oro. La prima edizione della giostra, riproposta in età contemporanea, si svolse il 7 agosto 1931 in occasione della festa di San Donato, patrono di Arezzo. La rievocazione storica ha le sue radici nel Medioevo. Il torneo aveva lo scopo di allenare i cavalieri aretini nel combattere i predoni che dalle coste si addentravano nell'entroterra. Il bersaglio, infatti, chiamato Buratto, raffigura il re delle Indie. Ad oggi la giostra è preceduta dall'esibizione degli sbandieratori, accompagnati dal ritmo dei tamburi e dagli squilli delle chiarine dei musici. Oltre 300 figuranti indossano i costumi d'epoca per far rivivere alla città la storia e la tradizione. Valletti, fanti, araldo e magistratura, rettori e cavalieri sfilano nella piazza a cuore di Arezzo tra le grida e gli applausi dei cittadini. La giostra richiama un gran numero di visitatori, non solo appassionati stipati nelle tribune per tifare e sostenere il proprio quartiere, ma anche tanti turisti e curiosi. Nelle settimane prima della manifestazione tutta la città si trasforma, adornata dai colori dei quartieri in cui è suddivisa. Si organizzano cene e feste propiziatorie per scongiurare la sconfitta e augurare buona sorte ai propri cavalieri. L'ambito trofeo, la Lancia d'Oro, per ogni edizione ha una dedica diversa, realizzata dai vincitori di un concorso a cui partecipano artisti di fama nazionale e internazionale. La giostra del Saracino mantiene in vita una tradizione lunga secoli, risvegliando nelle nuove generazioni uno spirito identitario e di appartenenza ai colori del proprio quartiere e ai luoghi della propria città. E ora un video di riassunto delle puntate di quest'anno. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, 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 Grazie al libro che stiamo leggendo in classe, dal titolo Nel maggio sono i coccodrilli, mi è emerso un dubbio. Perché un popolo come i musulmani si è diviso tra sunniti e sciiti? Ma soprattutto, perché si scatena anche guerra tra questi credenti di Allah? Adesso cercherò di spiegarvi la differenza tra questi due gruppi. Arrivederci!
questa era l'ultima notizia. Siamo giunti alla fine del nostro giornale. Per segnalare progetti e iniziative scrivete a kids@tsdtv.it e continuate a seguirci anche su www.tsdtv.it. Buon proseguimento di giornata con i programmi di TSD. Arrivederci.